dell'autismo in Europa, Kandinsky, Popova, Majakovsky, Malevich, è il titolo della grande mostra d'arte che il Forte di Bard ospita fino al prossimo 2 giugno. Oltre 80 opere, principalmente oli e disegni di straordinario valore e un bronzo di Anton Pestner, appartenenti ad una prestigiosa collezione privata tedesca, per la prima volta esposta in Italia e solo in precedenza esposta in 2 occasioni in Europa. La collezione, riunita con passione e costanza nel corso di anni, costituisce un nucleo tematico omogeneo con aspetti di grande interesse. Le opere illustrano mirabilmente le tendenze artistiche dell'Europa orientale e centrale durante la prima metà del XX secolo, con particolare attenzione alla nascita della pittura astratta e ai movimenti d'arte non figurativa che ne seguirono e che capillarmente si diffusero in tutta l'Europa. A partire dal 1910, infatti, si sviluppano diverse tendenze astratte nell'ambito dei movimenti d'avanguardia tedesco, russo, ceco e olandese. Vasilij Kandinsky occupa un posto di primo piano in questo contesto artistico. Il suo lavoro può essere considerato il punto di incontro fra i vari momenti che in tutta l'Europa guardavano con interesse all'astrattismo.